Dall'inizio, non è il lowest weight, il lowest weight è 73.2, sono passati 30 giorni, ovviamente 1-2 kg sono acqua e glicogeno. Ho fatto 2 giorni di ricariche, ieri e l'altro ieri, perché dopo praticamente 3 settimane e mezzo mi sentivo veramente svuotato e abbastanza spossato dopo il cardio. Ho pensato, siamo solo a 30 giorni di 90, quindi non voglio sentirmi così male adesso, quindi ho fatto 2 giorni di ricarica. Per questo motivo il peso magari è un pochino più in alto, ma nei prossimi 2-3 giorni vedrete che il peso scende e spero di scendere per la prima volta sotto i 73 kg. Questo voglio ricordare a tutti voi che state facendo il Transformation Challenge, che un terzo è andato, quindi adesso manco 2/3 del percorso, è l'ora veramente di stringere. Stringere con la dieta, di allenarsi intensamente, quindi mi raccomando, nonostante tutta la situazione, il challenge continua. Se volete arrivare in migliore condizione quest'estate, non fermatevi. Abbiamo ancora 60 giorni, let's get it. Io ho abbastanza fame, però inizio sempre con un caffè e un po' d'acqua per provare a sopprimerla e poi probabilmente cucino qualcosa che o è un French toast o mi sto facendo degli albumi, una frittatina di albumi con del pane. That's gonna be all. That's it, Wes. Posso? Un po' dovuto. Buono. Ora buonissimo. Poi vogliamo scendere qua sotto al supermercato, ma ora ci servono i guanti. Io e Sammy non abbiamo i guanti. Quindi non so se mo vuol dire che dobbiamo andare in farmacia per poi andare al supermercato. Un po' la palla, perché ci servono delle cose. Si fa quello che ci deve fare. Sì. Ragazzi, mentre Sammy sta andando al supermercato a prendere altre cose da mangiare, qua sono, come vedete, le 11:36. Io stamattina mi sono fatto i capelli in questo modo un po' più, per essere un po', non lo so, più presentabile. Mi sto facendo il mio caffè, lo faccio mettendoci del Nescafè qua, che potete trovare, se lo trovate rosso, ma se riuscite a trovare invece, so che voi siete italiani quindi mi direte che schifo, però se volete più il sapore del frappè tipo greco, vi consiglio veramente di prendere questo, ma con quello nero, non quello rosso. E poi, e poi ci aggiungo anche uno o due pacchetti di questi dolcificanti. E per me quello che sto facendo col caffè è veramente essenziale per... è essenziale per non sentire troppo la fame di mattina e per iniziare a lavorare, perché io mi conosco e se mi seguivate anche quando stavo a Manchester lo sapete, per qualche motivo ognuno di noi ha un set point, no? Un set point genetico. Il set point non è altro che il punto in cui il nostro corpo vorrebbe restare, vorrebbe mantenere. Quindi quando noi spingiamo un pochino in alto magari il peso con un bulk e il nostro set point è più basso, è per quello che magari non abbiamo più fame, ci sentiamo gonfi, eccetera eccetera, perché il nostro corpo ci sta automaticamente provando a far smettere di mangiare per poter tornare al set point. Stessa cosa in definizione, l'unica cosa è che è l'inverso, quindi in definizione noi stiamo scendendo e se il nostro set point è più alto, il nostro corpo a una certa inizia ad avere più cues, inizia a mandare più segnali ormonali, queste cose qua, i segnali di fame, perché ci sta provando a tornare su verso il nostro set point genetico. E per me negli ultimi 2-3 anni questo set point è sempre un pochino, è andato sempre più sopra. Magari 3-4 anni fa, quando mi stavo allenando ma non in modo scientifico, il set point era più sui 70 kg. Mi ricordo che superai 70 kg per me dovevo mangiare tanto e più che altro non avevo più fame, mi sentivo gonfio, non mi sentivo al meglio. Ma ogni anno mettendo su un po' più di massa muscolare è aumentato e adesso il set point secondo me è 74 kg. Ovvero io per scendere fino ai 74 kg non faccio fatica, sto a posto. Ma appena scendo sotto i 74 kg è lì che inizio a avere fame, inizio a avere meno energia, a volte mi viene il mal di testa, è strano, no? Però esiste veramente, quindi sappiate che ognuno di noi ha un set point e che una volta che passate quel set point il vostro corpo automaticamente vi inizia a far avere più fame e queste cose qua, però voi dovete resistere, perché più resistete e più riuscite a riportare indietro il set point. Quindi faccio un caffè, questa è una clip lunga per dirvi tutto ciò e continuo a lavorare un pochino.
Bello così, com'è andata? Va bene, mi hanno detto un cazzo. Senza gloves? No, mi hanno guardato un po' strano, però. Non ti hanno detto niente? No, perché siamo regolari là, quindi. Ah, ti hanno solo salutato. Mi ha guardato le mani, sì. Ma calcola che a me mi hanno proprio fermato e mi ha dato i guanti, anche se sono regolari. Sì, sì, ma se mi fermavano, infatti mi chiedevano, cioè, io avrei detto dammi per favore. Certo, certo. Però, vabbè. Grazie, bro. Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Ragazzi, sono le 11:30 di sabato e il giorno dopo. E volevo parlare di una cosa che mi era venuta in mente. E che ieri, ad esempio, per l'allenamento veramente ero stanchissimo, non mi andava di farlo, non avevo la motivazione, volevo semplicemente stare sul divano. Avevo lasciato passare le ore della giornata e quindi chiaramente ero venuto buio e veramente non mi pigliava proprio di allenarmi. Ma poi ho pensato a una delle regole che secondo me deve essere una delle regole principali che tutti di noi, che siamo studenti, lavoratori, qualsiasi cosa, dovremmo veramente rispettare. Ed è quello che la motivazione va e viene. La motivazione non è sempre costante, alcuni di noi potremmo essere più motivati in un certo momento, pensate magari appena inizi la dieta di definizione, con i primi 2-3 giorni sei precisissimo, non sgarri, non fai niente di sbagliato, però la motivazione va e viene, appunto, che magari dopo 2-3 settimane di dieta diventa routine, non sei più tanto motivato. Quindi se noi sappiamo che la motivazione va e viene, cos'è che dobbiamo costruire e su cui ci dobbiamo concentrare? È la disciplina. Perché la disciplina vuol dire fare le cose che devi fare, che sia il lavoro, qualsiasi cosa, che magari se ti dice appunto l'allenamento, che devi fare cardio 2-3 volte a settimana, la disciplina è completare le cose che ti dici di completare anche quando non c'è motivazione. Quindi dobbiamo coltivare disciplina e non solo pensare alla motivazione. Proprio perché la disciplina è quello che crea il tuo carattere ed è quello che poi, se tu ti alleni anche quando non sei motivato ma sei disciplinato, è come se fosse un muscolo. Alleni questa disciplina, secondo me a lungo termine ottieni molti dei risultati molto molto migliori che semplicemente pensare alla motivazione, che appunto magari una mattina ti svegli e sei motivato e un'altra mattina ti svegli e non lo sei. Quindi ieri veramente la motivazione a zero, io avrei saltato questo allenamento, non mi andava di farlo, ma la mia disciplina qual è? Mi sono detto che mi alleno 5-6 volte a settimana? Mi alleno 5-6 volte a settimana, non importa come mi sento, come non mi sento, uguale col cardio. Secondo me questo è veramente un pensiero che spero veramente riusciate a pensarci e integrare anche nella vostra vita, perché vi migliora tutta, disciplina. Qualcosa dovete veramente farlo sempre, non pensate alla motivazione e basta. Questo è il tip delle 11:30 di mattino di sabato. Qua fa un caldo bestiale, non sappiamo ancora quando potremo ritornare. Scusateci se in questo vlog siamo sembrati un po' giù, ma veramente con la definizione e con la situazione attuale è normale avere giorni migliori, giorni peggiori per tutti. E in questo caso non lo so, negli ultimi giorni io e Sammy siamo proprio al massimo, però non ci andava nemmeno di lasciarvi senza video. Quindi finiamo il momento, l'ho sempre detto, sarò sincero con voi, se mi sento bene lo dico, se mi sento meno bene lo dico, e questa era una di quelle giornate dove ho dovuto, diciamo, appunto, pensare alla disciplina e a nient'altro, semplicemente fare quello che devo fare senza pensarci. PG, sei fatto 19. Sì, ho iniziato anche a fare un pochino di cardio, dato che non facciamo i passi giornalieri. E le giornate in cui non mi alleno faccio 2 volte il piano di scale, che sono 38 piani di fila, 2x2. E oggi invece che ci siamo allenati ho fatto 19 piani a scale. Sammy ancora non l'ho convinto a fare con me. Devi iniziare, fargli sapere. Sammy, devi fare le scale. Sammy, hashtag scale. No, comunque preferisco farlo, mi sento meglio. Prima di fare l'allenamento avevo fame veramente
no? Quanto mi sentivo male. Sì, stavo a morire, cazzo. Avrei mangiato di tutto, stavo bene, invece dopo l'allenamento ho fatto anche le scale e adesso mi è sceso un sacco la fame. Mm-mm. Che è ottimo secondo me, a volte uno non ci pensa, ma se vi viene fame invece magari solo noia oppure solo perché siete stati fermi tutto il giorno, quindi a questo punto vi fate l'allenamento oppure vi mettete a muovere un po', fate 50 pressioni, che ne so. Beh, ma aspettiamo cena. Sì. Ragazzi, ci tenevo a farvi vedere la nostra cena, abbiamo ordinato da Tortiglia, che è praticamente un posto messicano. Sammy si è preso un burrito, io invece mi sono preso una bowl. Vi faccio vedere subito cosa ci ho messo. È vero, potremmo cucinare. Negli ultimi full day of eating avete visto che cucinavamo, però devo dire che solitamente arriviamo veramente stanchi, morti la sera, distrutti, senza energia, non ci pigliamo molto di cucinare. E qua, per come... sì, quasi conviene fare delivery, tutti fanno delivery e soprattutto il supermercato chiude alle 7, 7 e mezza, quindi se non, se ti dimentichi di fare la spesa non puoi mangiare niente. Sammy sta lì col suo burrito. Mi sembra che ti ho preso carnitas, bro. Quindi io invece mi sono fatto steak. Praticamente per minimizzare le calorie io ho preso una bowl invece che farmi col tortilla e ci ho messo dentro questo steak, quindi sarebbe praticamente bistecca. Ci ho aggiunto pico de gallo, insalata verde, poco formaggio, quasi non si vede, dei peperoni e un pochino di cipolla. E poi un pochino di riso qua sotto e i black beans. Poi ho usato anche il calcolatore perché c'è il calcolatore delle calorie e macronutrienti online, che è ottimo, e questa bowl mi viene intorno alle 850 calorie. Ho fatto doppio porzione di bistecca, così ho il doppio di proteine, e tutto questo bowl dovrebbero essere 60 grammi di proteine. Quindi solitamente facciamo così, mangiamo di meno durante la giornata per permetterci un pasto più consistente la sera, per poi non avere fame e andare a dormire. Guardate che faccio, andare a dormire senza problemi. Comunque c'è una faccia, sono bello stanco ragazzi, mi devo ancora fare una doccia, ma prima mangio che sto morendo di fame e poi faccio una doccia. Ragazzi, benvenuti nella porzione del video che voi ormai conoscete come Kaizen Chat. Penso che lo state guardando di domenica, oggi è domenica, quindi letteralmente lo state guardando. Io ho filmato questa clip 2 ore fa, quindi vi dico buona Pasqua e spero che almeno oggi riusciate ad avere un giorno un pochino più di pace, diciamo, e un pochino, non lo so, in cui magari non pensate troppo alla situazione, e se riuscite state con la famiglia o almeno in casa con, non lo so, con qualcuno che volete bene, altrimenti siete come me e Sammy che siamo da soli a fare Pasqua, ma non è un problema. Comunque voglio parlarvi di Kaizen. Nella clip di oggi vi voglio dare un annuncio e poi una spiegazione. L'annuncio è che andate a vedere, vi lascio qua la pagina del sito, ok? È, diciamo, una pagina in countdown dove praticamente ci sta una sorpresina se lasciate la vostra email, magari un codice sconto eccetera per il primo lancio, quindi ve la lascio qui, andate a vederla perché veramente ci ho messo, abbiamo dovuto fare un po' di custom coding, ci ho messo tipo qualche giorno, diciamo, per disegnarla tutta, quindi vi lascio il link qua, quello è l'annuncio. Col countdown andrete anche a vedere più o meno l'obiettivo della data di lancio della prima collezione di Kaizen. E quindi volevo spiegarvi un attimino tutto il percorso, come mai abbiamo messo quella data. E che quando uno fa e inizia una collezione, soprattutto se parti da zero, ci sono tante cose che bisogna fare. Le prime cose sono tipo, devi pensare al design e a praticamente i prodotti della prima collezione, ok? Magari fai un design, che ne so, sketch a mano, più o meno per far capire a grandi linee come vuoi le cose. Poi quello sketch a mano deve diventare uno sketch tecnico, quindi ci sono dei technical drawings in cui veramente, nel gergo si chiama un tech pack, dove praticamente devi dire quale materiale vuoi, che colori vuoi, che tutte le funzionalità, se ci sono delle cose in particolare tipo il logo, oppure un sim, oppure se vuoi, capito? Ci sono tutte le cose tecniche del prodotto. E con questo tech pack tu poi devi andare a trovare dei manufacturer, quindi delle fabbriche tessili, e ovviamente io non sono andato solo a una, sono andato a 2, 3, 4, e chiedi quanto costa fare un campione, se pensano di poterlo realizzare, in quanto tempo, e poi chiaramente se loro ti dicono ok, noi possiamo fare minimo 100 pezzi a questo costo, tu gli dici, se ti va bene, dici ok, fammi vedere un campione, paghi il campione e ti devono arrivare i campioni. E noi siamo in quella fase adesso. Ho contattato 3 o 4 diverse fabbriche, diciamo, tessili di produzione, non tutte nello stesso paese. Ho fatto un po' un giro, sia in Europa che fuori,
perché voglio veramente trovare quello che mi riesce a fare, quello che voglio io nella migliore qualità. E chiaramente se uno stesse provando a risparmiare sui costi non farebbe nemmeno questo passo, probabilmente andrebbe direttamente da uno di loro, non disegnerebbe niente, direbbe: a me piace questo tipo di maglietta che hai fatto, ficcami il logo sopra e mandami le magliette. Ma io, come vi ho detto dall'inizio, se lo facciamo lo dobbiamo fare bene, perché voglio veramente che capiate quanta qualità ci sta in ogni prodotto, quanto design unico ci sia, e soprattutto perché Kaizen per me è molto più di un semplice prodotto, è tipo il messaggio di miglioramento continuo. Quindi non voglio fare sconti, non voglio fare non voglio, diciamo, tagliare, in inglese dice cut corners, no? Non voglio fare scorciatoie, voglio fare tutto perfettamente. Quindi invece di andare da un manufacturer e dire vabbè, faccio con te, seleziono la tua cosa, io ho creato tutto da zero e ho mandato a 3 o 4 diverse produzioni tessili. E ora vediamo i campioni. Una volta che mi rientrano i campioni, che chiaramente solitamente sono 2-3 settimane come minimo, una volta che ho tutti i campioni, da lì faccio le mie valutazioni sulle diverse le qualità che ho ricevuto. Da lì probabilmente ne scelgo uno o due di impianto, e con quell'uno o due dirò: ok, procedete con fare i pezzi che vi ho chiesto. Molto spesso i pezzi sono 100 MOQ, che vuol dire minimum order quantity, vuol dire che loro ti fanno tutto customizzato, tutto il design come vuoi tu, il materiale eccetera eccetera, ma solo se ne ordini un minimo di 100 pezzi. Chiaramente, perché dovete pensare che hanno un sacco di overhead, devono praticamente fare tutto il logo, devono letteralmente customizzare tutto per te, e di conseguenza lo fanno solo se sono sicuri di avere almeno un ordine di 100 pezzi, ok? Quindi, una volta che hai fatto il primo sample, li hai ricevuti, dovrai fare tutte le varie modifiche. Noi in questo momento stiamo aspettando che ci arrivino i samples da questi impianti, e quindi da lì fai tutte le modifiche, glielo rimandi, e lì probabilmente altre 2-3 settimane per rifare un altro sample, ce lo rimando indietro. Una volta che quel sample va bene, è lì che tu dici: ok, voglio questo, voglio in queste 3-4 diverse taglie, andate a fare la mia produzione. E lì la produzione di solito ci mette un altri 30 giorni, e poi dovete pensare che comunque per inviare tutto, dove sto io o invio in Italia, ancora non ho deciso, per inviare tutto ci vorrà un'altra 2 settimane. Quindi l'obiettivo nostro, per quello c'è la data che abbiamo messo nel sito, ok, quella è la data di fare il lancio, non è né troppo né troppo poco, nel senso che se i primi campioni non vanno bene, molto probabilmente dovremmo farne di più, e quindi con ogni campione che devi fare va avanti 2-3-4 settimane, quindi potrebbe essere che viene rimandato più in là, ma diciamo che quello è il nostro obiettivo, proprio perché ho fatto tutto il tech pack proprio con tutte le misurazioni perfette, diciamo che non dovrebbero sbagliare così tanto, ok? Quindi dovrebbero letteralmente al primo o al secondo colpo beccare completamente quello che voglio io, ok? Proprio perché ho specificato tutto, non ci dovrebbe essere margini di errore. Quindi sì, questa è la data obiettivo di lancio, spero che riusciremo a rispettarla, chiaramente vediamo insieme se ci riusciamo oppure no. Pensavo nei prossimi video magari di parlarvi di altre cose, quindi di MOQ, di quanto costa e tutte queste cose qua, così che se alcuni di voi vogliono avere più, non lo so, più un'esperienza, vogliono vedere, imparare dai miei errori o queste cose qua, vogliono avere un po' più di dettagli sui costi e tutto questo, vi parlerò anche di quello. Quindi sì, vi chiedo, se volete un video del genere, di lasciarmelo qua nei commenti. Io vi ringrazio di cuore, sono bello stanco, devo dire, poche energie, stamattina ho fatto un low weigh a 73.2 kg, quindi continuo la definizione scientifica. Io vi auguro una buona Pasqua e non vedo l'ora di avere i primi campioni, così li provo e ve li faccio vedere. Detto questo, vi ringrazio, buona Pasqua, mandate tanti cuori ai vostri familiari, spero che stiate veramente tutti bene. Da me, meno male, ancora tutti bene. Quindi, sì, dopo chiamo mia nonna, chiamo i miei, chiamo mia sorella, eccetera, eccetera. Dai, raga, buona Pasqua, un bacione, vi voglio veramente bene, raga, e grazie di tutto il sostegno, ve lo dico sempre, ma veramente apprezzo tantissimo. Grazie mille.